E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. La domanda di oggi è: Bitcoin è morto per l'ennesima volta? Qua in piccolo sotto c'è scritto 380 volte, giusto perché per farvi capire che non voglio fuddare, lungi da me. Però scherzi a parte, la domanda principale di oggi presumo che sarà, infatti mi sono tenuto un po' più di spazio, ho pianificato un po' più di spazio da dedicare ai grafici. La domanda sarà: ma siamo in pericolo? Cosa sta combinando Bitcoin? Dobbiamo iniziare a preoccuparci? O è sempre ordinaria amministrazione ed è solo un ritracciamento organico? Vi dico la verità, comincia a diventare un po' bruttino il grafico, eh? Ripeto, non voglio diffondere FUD, quindi mi raccomando, ascoltate bene poi tutta la mia analisi perché non voglio, ripeto, dare per scontate cose e dire, insomma, dare un'opinione negativa, perché il macro rimane assolutamente bullish, tutto il lungo periodo è assolutamente positivo, però guardando il breve periodo, se vi ricordate, riprendendo le analisi scorse che abbiamo fatto un po' di tempo fa, notiamo che, ecco, inizia a presentarsi dell'offerta in maniera abbastanza arrogante, abbastanza, non so neanche come definirla, presente, continua, non sta dando neanche un attimo di tregua, neanche un attimo di rimbalzo. Ieri, con liquidazioni di massa, tra l'altro in pieno weekend, in piena domenica, non si può riposarsi neanche un attimo che ti arriva la botta di svendita, e oggi, ahimè, sembra che ci sia addirittura del follow up, quindi neanche un rimbalzino dopo la svendita di ieri, addirittura apparentemente del follow up di offerta. Quindi la situazione, è inutile dirlo, non è particolarmente rosea, sono stati persi un po' di supporti importanti e quindi oggi più che mai occorre fare un attimino di chiarezza e razionalizzare la situazione. Quindi facendosi la domanda: come conviene comportarsi in una situazione di questo tipo? Faremo un bel quadro generale della situazione, sia che noi siamo trader, sia che noi siamo investitori, sia che noi siamo qualsiasi cosa, giusto per evitare che chi magari punta sul lungo periodo faccia delle mosse azzardate solo per seguire il trend di breve, che sono due cose come sempre diverse. Però io voglio lasciare un sacco di spazio anche a voi per permettervi un po' di condividere quelli che sono i vostri dubbi e le vostre domande di una situazione di questo tipo, o magari richiedere qualche grafico specifico, nonché qualche, non so, qualche altcoin, qualche dubbio che vi viene in mente, anche dei più banali. Non vi preoccupate, perché noi ci troviamo qua le nostre 3 volte a settimana apposta per scambiarci idee, opinioni, dubbi. Non esiste domanda stupida, ok? L'importante è che non mi continuate a spammare le stesse domande nella chat, perché altrimenti mi fate impazzire e poi non riesco a leggere le domande degli altri e non è corretto nei confronti della community. Allora, prima di andare a vedere i grafici, ve l'ho detto, oggi ci concentreremo un po' di più sull'analisi grafica di Bitcoin, però voglio comunque enumerare un paio di notizie, una delle quali poi è legata direttamente al dump di ieri. La prima, vabbè, intanto vi scillo ancora un po' il mio Twitter che ho fatto un paio di giorni fa, dove trovate un po' di post più o meno ironici, insomma, non aspettatevi contenuti particolarmente seri, condivido qualche pillola, qualche notizia, qualcosa che succede e soprattutto qualche stupidaggine. Ecco, se volete farvi due risate, seguitemi anche su Twitter, vi scillo qua, tac, il mio bellissimo link e vi aspetto. Poi, seconda cosa, ecco, questa era una notizia che era una fake news che era stata diffusa per creare FUD. Il fatto che il CEO, la CFO, insomma, i dirigenti di Coinbase avessero venduto tutte le loro azioni. È una notizia assolutamente falsa perché si basava su un dato parziale, ok? Quel dato parziale non teneva in conto del reale possesso di azioni che avevano queste persone. E soprattutto di quelle che hanno vincolate, ok? Perché alcune le tengono flottanti, altre le vincolano proprio perché fa parte poi dei loro accordi anche con la SEC, non è che possono svendere tutto il giorno 1. E pertanto si era detto che chi è che era? Ecco, Alessia Haas, penso si pronunci così, era stato detto che aveva venduto tutto, il 100% delle sue azioni, che è la CFO, in realtà ne ha vendute il 15%. Il CEO Brian Armstrong ha venduto meno del 2%,
2% delle sue azioni ed era si era diffusa la voce che ne avesse vendute addirittura la maggioranza. Adesso qua purtroppo non c'è la tabella falsa che era stata diffusa, però ecco, sappiate che sono state vendute parte delle azioni per quale motivo? È un direct listing, ok? Quindi non è stata fatta la vendita iniziale e pertanto ci vogliono sempre le due controparti. Da una parte c'è chi compra, dall'altra parte c'è chi vende. E parte di questa controparte in vendita, quindi parte dell'offerta, era data proprio dai dirigenti di Coinbase, che avevano una grandissima quantità di azioni e quindi un po' le hanno vendute anche per permettere a chi le voleva comprare di comprarle, altrimenti non si riusciva neanche a matchare gli ordini, ok? Come si suol dire. Sta di fatto che è assolutamente una notizia falsa quella che la C-suite, ovvero CEO, CFO, CTO, eccetera, eccetera, hanno venduto la maggioranza delle loro azioni. Ecco, sappiate che non c'è nessun dumping di questo tipo. Trovate il link a questo articolo sul mio canale Telegram, l'avevo condiviso giusto oggi. Poi la seconda notizia in realtà riguarda il dump di ieri. Cos'è successo ieri con quella candela rossa veramente atroce, bruttissima? È successo che c'è stata un'ondata di offerta, quindi di sell off, di svendita. Se noi andiamo a vedere il time frame orario, lo vediamo, vediamo proprio la sua dinamica, ok? Guardate che cosa è successo. È successo che quando abbiamo iniziato ad approcciare quest'area di domanda, che tra l'altro era un'area molto rilevante perché, se vi ricordate, avevamo fatto anche questo discorso, era l'origine poi della candela di breakout, ok? Qui sto anticipando un po' di analisi di grafico, ma lo faccio giusto per avere un quadro della situazione di quanto accaduto ieri, delle dinamiche che hanno portato il prezzo a calare in questo modo. E quindi una volta che è stata assorbita quest'area, che era un'area di domanda molto importante, con buona probabilità c'erano una cascata di stop loss qua sotto, c'erano tante posizioni in leva molto elevata, e non me lo sto inventando io, lo dicono i dati, perché se voi guardate la quantità di liquidazioni, sono 9.26 miliardi di liquidazioni in una giornata, ok? Quindi una quantità enorme, giustificabile solo dal fatto che ci fossero delle posizioni in leva molto alta aperte, un esubero di long, ok? Perché erano praticamente tutti long quelli che sono stati liquidati. Questo ci fa un po' capire lo stato attuale del mercato, ok? Un mercato veramente in preda ai retail, in preda ai FOMO buyers che acquistano, aprono posizioni long alla cieca senza ragionare più di tanto sul rischio della situazione stessa, ok? Quindi per farsi liquidare con un calo di prezzo, che sì, è stato un calo di prezzo importante, perché abbiamo fatto meno 15%, cioè sì, importante, ma stiamo parlando di Bitcoin, cioè segare via 10 miliardi di controvalore di open interest per un calo del 15%, che poi parte del calo è stato diretta conseguenza di queste posizioni chiuse, vuol dire veramente che siamo in una condizione di iper mega super FOMO, super estensione, cioè proprio un mercato, un elastico tiratissimo, una situazione di rischio molto molto alta. E quindi questo, a cascata con tutte le altre cose che abbiamo detto prima, la svendita iniziale, gli stop loss, le liquidazioni di queste posizioni in leva, hanno causato un flash dump che è arrivato fino a qua a 51.000, poco più di 50.000. Tra l'altro non so se avete notato alcune tipo REN USDT, mi pare Perpetual, dov'è questo? Ha fatto un flash dump, dov'è che è? No, qui non lo fa nemmeno vedere forse. Avevo visto da qualche parte, insomma, che REN aveva fatto un flash dump fino a quasi zero. Non mi ricordo se era qui su Binance o se era da qualche altra parte, o forse hanno tagliato un pezzo della shadow nella post elaborazione dei dati. Ma se voi andate a vedere, anche molte altcoin hanno avuto, no, quello spike a ribasso. Per alcune è stata un'occasione, perché ad esempio Ethereum, se andiamo a vedere alcune altcoin, poi le approfondiamo meglio, adesso ve le butto soltanto lì. Ethereum, vedete, sta andando un po' a pescare da questo pool di domanda. Allo stesso modo, cos'è che è successo? Su BNB è andato a pescare nel pool di domanda, il primo pool di domanda, questo qui delle 4 ore che avevamo evidenziato. Ci abbiamo un po' pescato e poi è rimbalzato, ok? Quindi ci sono state su alcune altcoin delle occasioni interessanti, su altre un bagno di sangue che probabilmente andrà poi a scatenare un downtrend.
trend, perché di fatto le altcoin generalmente adesso sono messe maluccio. Sto dando giusto una scorsa rapida alle copie alt BTC e di conseguenza, insomma, bisogna fare attenzione. Non è il caso di andare a prendere posizioni rapide, di andare a fiondarsi a mercato, perché siamo ancora in piena volatilità, ok? Quando c'è una volatilità di questo tipo, liquidazioni, posizioni in leve elevate, c'è il rischio poi di andare a fare parte di quelle posizioni lì, ok? Se andiamo a buttarci a mercato urlando saldi non appena c'è la prima candela di offerta, va a finire che se tutti fanno così, e comunque chi vuole vendere continua a vendere, va a sfruttare di nuovo tutta questa liquidità in leva, tutta questa liquidità long, per andare a creare un'altra valanga di svendita e quindi un'altra situazione come può essere la candela di ieri. Io vi anticipo già che la mia soluzione personale è quella di far sgonfiare un po' la volatilità. Sapete che io non sono un amante delle posizioni prese in periodi di volatilità. Questa è una manna per i trader intraday, è una manna per chi ha particolari operatività come il cash and carry, gli arbitraggi sui futures, magari poi spendiamo anche due parole su quello. Però per chi invece vuole costruire posizioni, vuole cercare un po' di capire la struttura del mercato, non si riesce ancora a capire, ok? Quindi più tardi, tra poco andiamo a vedere quali sono i livelli da seguire, come cercare di fare chiarezza in questa situazione caotica e come comportarsi con i vari scenari possibili. Adesso però passo la parola, direi, a voi. Anzi, prima una cosa, mi ero segnato, perché qualcuno di voi mi ha chiesto, che ogni tanto noi parliamo di Bitflyer e qualcuno mi ha detto: ho visto la nuova applicazione con la funzionalità del piano d'accumulo di altre cose. Ed effettivamente ho visto anch'io. Io non la uso molto da mobile, perché di fatto ultimamente poi non acquisto in euro da non so quanto, però ultimamente da mobile cerco di fare il meno possibile, perché poi ho paura di fare danni. In ogni caso, allora, abbiate un attimino di pazienza che tiro via questo e metto invece la schermata, perché vi volevo far vedere un attimino in maniera volante quello che mi avete chiesto. Ovvero, l'applicazione in realtà è estremamente semplice, come vedete, cioè si presenta in maniera assolutamente immediata con le cripto acquistabili o vendibili. Vi ricordo che acquistando o vendendo da questa funzionalità, quindi la più semplice in assoluto, c'è un po' di spread, un po' di commissioni, quindi se volete fare acquisti o vendite consiglio di utilizzare sempre l'interfaccia Pro, che è molto comoda perché si accede anche da qui, da menu Lightning Web. Quindi da qua ci va ad aprire la web app direttamente con l'accesso fatto e abbiamo la piattaforma Lightning, che è quella che vi avevo recensito. Adesso non ve ne sto a parlare più di tanto perché ho già speso fin troppe parole. È molto molto comoda, soprattutto perché ci sono tutti quegli ordini, come vi ricordo, combinati, quindi stop loss e take profit contemporaneamente, che si possono mettere anche prima di andare a creare l'ordine. Infatti, secondo me è uno dei broker più completi per chi vuole acquistare o vendere in euro, regolamentato europeo, eccetera eccetera eccetera. Quindi, ritornando un attimino all'applicazione, soprattutto vi aveva attirato come interessi il recurring buy, che è il piano d'accumulo. È possibile in maniera abbastanza semplice andarlo a impostare, scegliere la coin, anche più di una, scegliere la frequenza, come potete vedere giornaliero, il primo, il 15 del mese, settimanale o mensile, e poi andare a mettere dentro l'ammontare e basta, il gioco è fatto. In realtà è molto semplice, non so cos'altro ci può essere da dire. Se mi chiedevate se è comoda e utile da usare, ci sono bug, che vi direi di no, perché la vedo molto molto immediata, e quindi non lo so, fatemi sapere voi poi se volete sapere anche qualcos'altro. Io adesso non voglio perdere troppo tempo, perché secondo me avete un sacco di domande da fare, e quindi ritorno col mio bel faccione, tac, eccolo, giriamolo come deve essere. Bene, scusate l'interruzione, ma ogni tanto faccio anche i compiti a casa, se no mi sgridate. E eccoci qua alle vostre domande. Allora, parto dall'alto, come al solito, però poi leggo anche quelle in fondo. Allora, ciao Luke, ho da 5
5 giorni dei DAI bloccati su Binance in DeFi staking e non posso cliccare su redeem. Ho scritto al supporto e mi hanno detto adesso funziona, prova, ma ovviamente non funzionava. Sai cos'è successo e cosa devo fare? Guarda, facciamo così, scrivici su Discord, sul canale dedicato agli exchange, così magari ci mandi qualche screenshot e qualche info in più, perché altrimenti si fa un po' fatica a capire che cos'è successo. Ciao Luca, complimenti per il canale. Cosa ne pensi del cripto arbitraggio, in particolare di Arbismart? Grazie, continua così. Allora, io ci starei lontano anni luce, perché queste piattaforme a me personalmente non piacciono neanche un po' e mi puzzano anche abbastanza. L'arbitraggio automatizzato così a me fa sempre, non lo so, mi fa sempre storcere il naso e pensare a dei gran ponzi. Quindi io personalmente ci starei lontano. Ciao Luca, cosa ne pensi del progetto Algorand e del grafico di Algo? Allora, il progetto Algorand non l'ho mai studiato particolarmente, però possiamo andare a vedere il grafico, se vi va. Allora, il grafico in realtà, vediamo com'è, non ha risentito particolarmente dei dump dei giorni scorsi, cioè di oggi, di ieri, eccetera, di Bitcoin. Però non mi sembra particolarmente allettante, ecco, come grafico. Mi sembra un po' costretto verso i minimi all'interno di quest'ultimo range tra i 2000 e i 3900 satoshi, che non capisco che cosa voglia fare, cioè se vuole dirigersi verso il range high o almeno provarci, oppure se ha intenzione di rimanere un po' schiacciato qua sotto. Io dico sempre, ci sono tante altcoin su cui operare, non stiamo a focalizzarci su quelle, cioè su alcune specifiche. Questo grafico a me non dice nulla, quindi giro pagina, ne vado a cercare uno che abbia un trend, un uptrend più definito sul quale cercare posizioni long e trade consoni, proprio perché ci sono talmente tante possibilità che non vale la pena, a mio parere, focalizzarsi troppo su una coin. Ovviamente questo da trader e non da investitore. Da investitore non dovrebbe importare più di tanto il grafico. Ragazzi, dopo 6 mesi verdi, questo è il mese di ritracciamento ed è giusto che ci sia. L'unica cosa negativa è che lo fa dopo un falso break dei 60k. Dici bene amico mio, perché quello va ad aggiungere della bearishness, della, come si può dire, della pressione ribassista, ok? Perché il fatto che siamo andati, guardate che cosa, a fare questo all time high, immediatamente assorbito e subito dopo è seguito il dump, questo all time high diventa una cosa bruttina, perché è un falso all time high innanzitutto, subito assorbito. Tutta questa liquidità in domanda è stata intrappolata e in parte è stata anche liquidata, come abbiamo visto ieri, però in buona parte è anche intrappolata, e quindi magari adesso c'ha voglia di uscire dalla posizione e rende, cioè, e crea selling pressure sul mercato, quindi diventa complicato purtroppo andare a confermarlo e andare a riprendere il trend rialzista. Dovremmo veramente andarci di nuovo a muovere sopra i 65.000 per recuperare il trend stesso, cosa un po' complicata. Se vi ricordate, le ultime volte avevamo detto che il trend sembrava un po' cioè che si stesse indebolendo, che andasse a plateau, che stesse facendo una sorta di rising wedge, non so come chiamarlo, e di fatto adesso ovviamente è ancora presto per parlare di inversione, questo ve lo anticipo, non spaventatevi, non strappatevi ancora i capelli, però l'offerta ha iniziato, cioè il primo step da parte dell'offerta è arrivato, quindi bisogna fare molta 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 attenzione. Procediamo. Allora, ciao, parli sempre di ottimizzazione di portafoglio e di diversificazione. Non hai mai pensato di destinare una piccola percentuale del tuo portafoglio in gambling, progetti scommessa, alto rischio? Guarda, sì, ci ho pensato, però il problema, sai qual è? Che io non ho approfondito abbastanza, cioè non mi viene da approfondire abbastanza le altcoin. E quindi non saprei come sceglierle, banalmente. Cioè a me non va di leggere su Twitter una coin e buttarci dentro del capitale, cioè va contro veramente la mia operatività e mi farebbe sentire male, nel senso non sarei a mio agio. Quindi dovrebbe comunque partire da una fase di studio mia,
che tendenzialmente non faccio perché non ho proprio tempo, cioè tra la gestione delle varie attività sul online, social e quant'altro, la gestione del mio portafoglio, dei miei trade e tutto quanto, dedicare delle ore al giorno per studiare l'altcoin di turno su cui fare gambling, non lo so, io preferisco operare in altro modo. Poi è una cosa estremamente personale, non voglio demonizzare chi vuole dare una parte di portafoglio al gambling, perché non so se voi avete letto o leggete Taleb. Lui ha ipotizzato quella cosiddetta strategia barbell, no? Che prevede, il barbell è il bilanciere da palestra, che prevede il detenere ad esempio il 90% del portafoglio su un asset stabile e sicuro, come può essere la liquidità, come può essere un qualcosa di sicuro, e il 10% in qualcosa di estremamente volatile ad alto rischio. E quindi, ovviamente andandolo a declinare nel mondo cripto, dove tutto è ad alto rischio, però se il nostro portafoglio cripto diventa in buona parte Bitcoin, Ethereum, quelle coin più rinomate, affermate, e una piccola parte potenzialmente esplosiva o potenzialmente da ridursi a zero, perché gambling è assolutamente un qualcosa a rischio controllato, quindi ve lo concedo e ha il suo perché, il suo senso. Perdita controllata e limitata, potenziale profitto molto alto. È il classico rischio asimmetrico, quindi abbiamo meno rischio che potenziale rendimento e ci sta. Però capite bene che non si può scegliere a caso, ok? Allora, esperienza pessima con l'assistenza di Binance. Non riescono a mettere parte dei loro introiti nell'aumento di personale preparato? Guarda, mi spiace che io fortunatamente non ci ho avuto quasi mai a che fare con l'assistenza, però sento molte opinioni come la tua e quindi non lo so, forse sono stati inondati di troppi utenti e non riescono a reggerli, non saprei proprio. Grande Luke, ti seguo sempre da 2 mesi, da osservatore ho cominciato a holdare cripto, spero non Dogecoin, no scherzo, spero che tu le abbia scelte con cura. Ho visto che Rune non ha sentito il dump, secondo te come mai? Ma perché Rune di fatto sta andando alla grande, ha un'ottima piattaforma che sta mostrando risultati e quindi probabilmente ha risentito meno del dump. Andiamoci a dare un'occhiata. Allora, Rune Bitcoin, estremamente positivo il grafico, guardate che bella uptrend. Si è formato nel frattempo un piccolo range anche qua, un poco stretto ma c'è, guardate, tac, tra 23.000 e 24.000 satoshi, sul quale magari adesso vediamo come chiude la candela di oggi, ve l'ho detto, lasciamo sgonfiare un po' la volatilità, ma se poi non dovesse esserci, ecco, se oggi andiamo già qui, no, perché abbiamo un assorbimento totale dell'ultima leg up, ma se oggi chiudiamo qua e poi stiamo un po' sopra quest'area di prezzo, questo range potrebbe diventare un potenziale entry per una posizione un po' rapida, con stop loss, vedete qua sotto, abbiamo un'area di domanda qui sotto, abbiamo un'area di domanda qua e quindi 2 sostegni, ci mettiamo lo stop loss sotto, è una posizione anche abbastanza sensata e conservativa, proprio perché Rune sta veramente andando bene in questo periodo, ha fatto, non so se avete seguito, il lancio del suo DEX sulla sua chain, che è cross chain tra l'altro, la liquidità cresce, i volumi crescono, insomma è un progetto estremamente solido. Tra le altre coin che hanno resistito bene al dump ho notato che c'è Solana ha fatto all time high nel mentre che Bitcoin stava dumpando, giuro non c'entro, eh? Non è colpa del mio video, anche perché io non ne ho neanche uno, io ve l'ho detto, sto pensando di pianificare un investimento nelle blockchain alternative, ma io sono un tipo troppo riflessivo, devo cominciare a muovermi più in fretta, dovete convincermi un po', no? Datemi un po' del vostro essere rischi, gambler, ogni tanto ci vuole. A parte gli scherzi, vedete, avevamo identificato un bel pool di domanda anche qua dal settimanale e lo siamo andati a retestare perfettamente ieri e anche un po' di giorni fa, quindi c'era pure l'entry perfetto da trader e quindi insomma non c'erano scuse per non entrare. Luca, la prossima volta devi agire in maniera un po' più repentina. Allora, e questo per dire che comunque appunto alcune altcoin, riprendendo il discorso fatto all'inizio, hanno avuto dei setup interessanti e potenzialmente sfruttabili. Poi
Allora. Be fearful when the others are greedy. Be greedy when the others are fearful. Me lo tatuerò. Effettivamente questa è una massima che tendenzialmente ha senso, ovvero di essere avidi quando gli altri hanno paura e viceversa. Però attenzione, perché io credo che adesso siamo ancora in un momento di avidità e non di paura. Cioè, contestualizziamo il tutto. Siamo ancora in una fase di alta euforia. Quindi non facciamoci ingannare anche lì dal fatto che abbiamo dampato per un giorno dicendo che siamo già in fase di panico, perché io ho sentito più buy the dip che panic sell. Quindi attenzione, perché ecco, affrettare un acquisto pensando che siamo in fase di panico in maniera così rapida, così aggressiva, potrebbe portare a danni. Cosa ne pensi dell'andamento di Yearn Finance? Sono neofita, si presta per detenere il token per lungo o breve periodo? Grazie da pseudo casalinga di Voghera. Allora, guarda, Yearn Finance è un progetto che a me piace tantissimo, anche da investitore di lungo periodo. Io non lo detengo personalmente, ma secondo me è una delle cripto che ha maggior significato dal punto di vista della DeFi, proprio perché è un po' un aggregatore di servizi DeFi. Il token ha dei vantaggi, quindi riceve la rendita da chi va a utilizzare la piattaforma cresce, è in continua evoluzione, quindi ci sta come investimento. Ovviamente cerca di capirla prima di investirci, non farlo solo perché ne hai sentito parlare da me. Mi raccomando, studiare prima di acquistare, questo è un mantra che deve sempre essere rispettato. Dal punto di vista invece meramente speculativo, se poi ci andiamo a dare un'occhiata, allora il grafico, ecco, sta incappando in una resistenza che vorrei vedere rotta prima di pensare a una posizione speculativa, che è questa qui, 1.01, un bitcoin e sopra, e pool di domanda e pool di offerta fino a 1.1, che come vedi ostacola da un po' di tempo l'ascesa di Yearn Finance. Se lo andiamo a prendere, poi sul retest si può andare a costruire una posizione. Due cose parallele: speculazione, setup grafico, breve termine, take profit, stop loss e così via. Investimento, si tratta di andare a pensare ai fondamentali, alla nostra proiezione di crescita di un progetto e andare a capire quanto ci vogliamo allocare del nostro portafoglio, perché anche lì dire voglio investirci non vuol dire farlo a casaccio con un capitale a casaccio, ma vuol dire decidere quanto, decidere con che orizzonte temporale e con che metodo, ok? È importante non improvvisare queste cose, altrimenti diventa anche lì una scommessa o poco più. Poi. Ciao Luke, come stai? Potresti analizzare Bitcoin su time frame una settimana? Una settimana volevo proprio farlo, mai anticipato, perché guardate, vi faccio vedere il grafico, vi do questo teaser e vi chiedo a voi cosa ne pensate, quindi vi butto lì questo amo, cercate di fare voi qualche analisi, sbizzarritevi nei commenti, guardate com'è il grafico una settimana, come vi sembra? Guardatelo bene, eh? Eccolo qua, tac. Questo è il grafico una settimana, ve lo lascio lì, dite la vostra e poi ci arriviamo anche noi. Secondo te andremo a rivedere l'area 40k? Niente è impossibile, ora non ho la capacità predittiva per dirlo, perché nessuno può prevedere quello che accadrà, ma ti dico, nulla è impossibile. Dipende adesso dalla forza dell'offerta. Se l'offerta continua a martellare, c'è un po' il rischio di andare a vedere un ritracciamento un po' più profondo di quello che magari ci aspetteremmo da Bitcoin vedendo gli andamenti dell'ultimo periodo. Quindi bisogna dare tempo al tempo. Allora, ciao Luke, pensi che conviene ancora puntare su Stellar Lumens? Oddio, io non ho mai pensato che convenisse puntarci, a dir la verità. Non sono un grande fan di quella coin perché non ci vedo tanti sviluppi, la vedo un po' ferma lì e poco utilizzata in maniera concreta. Dal punto di vista speculativo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata. Adesso poi vengo a leggere per curiosità le vostre interpretazioni del grafico settimanale. Guarda però, grafico settimanale di Stellar sempre. Abbiamo questa resistenza, questa, scusate, volevo il pennellino, che se la rompiamo, parlo dei 1100 sat,
e pool di offerta sopra, purtroppo fino a 1200-1300 in realtà, quindi fin qua. Se la rompiamo e andiamo poi a ripescare da queste parti, potrebbe essere insomma interessante come entry, però per il momento ancora no, e questo è solo speculativo, mi raccomando, perché ve l'ho detto, il lato fondamentale non mi ha mai convinto del tutto, personalissima opinione, e non voglio assolutamente imporla. Allora, vediamo la vostra, voglio andare a vedere un paio di vostre interpretazioni, quindi scorro fino in fondo. Allora, dove siamo? Mamma mia, avete tante di quelle cose da dire che poi mi sono assolutamente perso. Non riesco a recuperarle, quindi non voglio perdere troppo tempo. Prendo un po' di domande da metà stavolta. Cosa ne pensi di Teta? Assolutamente positivo, sia dal punto di vista grafico, che è in pieno uptrend, forse fin troppo, sia dal punto di vista fondamentale, perché sta stringendo partnership importanti nel mondo dei contenuti digitali, del live stream e dei media in generale, soprattutto appunto media video, e pertanto ci vedo veramente uno use case concreto. Non riesco ancora a capire bene quale e come potrebbe essere, quale può essere il suo ruolo nel mondo, ma vedo che lo sta avendo e sta essendo riconosciuto, quindi non posso dire che è una shitcoin di sicuro. Il trend è estremamente rialzista, guardate che cosa assurda, forse fin troppo, quindi ripeto, lato speculativo un pelo mi spaventa, anche perché adesso sembra che stia facendo sul daily un costrutto di top. Se andiamo a rompere a ribasso in particolare questo range, questa zona, e quindi andiamo a perdere i 19.000 sat, la liquidità in domanda sotto, ci chiudiamo sotto, eccetera eccetera, allora inizia un ritracciamento un po' più profondo, e lì potrebbe essere utile seguirlo per andare a individuare uno o più entry per costruire una posizione long. Poi, allora, faresti analisi al grafico di Solana e Teta? Guarda, mi avete anticipato, qualcuno ha già anticipato questa cosa, li abbiamo già fatti entrambi. Volevo chiederti che ne pensi di BNB? Beh, lato fondamentale, assolutamente cose positive, e lato speculativo, BNB, BTC, è un grafico molto bullish anche lui. Attenzione però, perché qua c'è stato un sell-off abbastanza importante, quindi è vero che il pool di domanda 4 ore, quindi un pool di domanda di breve che dimostra ancora FOMO, ha retto. Però attenzione, perché già qui vedo un po' di offerta sulla candela di oggi, e quindi non lo so, c'è il rischio di andarlo a riattaccare e non tenga. Quindi ripeto, attenzione, non so se è un momento adesso ancora di andare a puntare a dei setup long su altcoin estese, proprio perché c'è questo rischio che qualora Bitcoin dovesse andare a ritracciare in maniera più profonda, a dumpare ancora, c'è un po' il rischio, ripeto, che le altcoin se le tiri un po' giù, visto che sono così estese. Cioè, se fosse un'altra situazione magari sarebbe diverso, ma vista l'estensione di molte altcoin, la situazione accresce in termini di rischio. Andiamo a vedere magari la dominance com'è messa. La dominance dà ancora ragione alle altcoin, cioè fa capire che siamo in piena alt season, nonostante il dump di Bitcoin, e di fatto ci porterebbe a cercare qualche setup long sulle altcoin. Quindi c'è un po' questa ambivalenza, no? Da un lato il fatto che le altcoin sono tutte in un trend assolutamente crescente, dall'altro che c'è questo Bitcoin che è un po' una spada di Damocle, nel senso che potrebbe da un momento all'altro dare uno scossone al mercato, un po' come ha fatto oggi, e portare poi a sanguinare abbastanza il nostro portafoglio altcoin. Quindi non lo so, forse qualche posizione la si può anche andare a cercare, però senza esporsi troppo, ecco, sempre rimanendo molto molto cauti. Poi, dove siamo finiti? Bigriti, mi spieghi cosa succede concretamente quando Bitcoin scende? Cioè, perché tutte le coin lo seguono a ruota? Sono i bot che fanno tutti la stessa operazione? Guarda, in realtà il discorso è diverso, nel senso, quando Bitcoin scende, tu considera che adesso volevo dedicare un video proprio alla genesi del bear market, cioè come si passa da un bull market a un bear market. Spero che vi interessi. Dal punto
punto di vista del mercato stesso, cioè del concetto di come funziona il mercato e perché è inevitabile che prima o poi ci siano queste inversioni, al di là delle notizie, perché a volte sembra che quando cala il prezzo di Bitcoin ci debba essere una giustificazione immediata. Io scommetto che ieri molti di voi, dopo aver visto il crollo, sono andati alla ricerca furiosa di una notizia che lo giustificasse. Ma cosa ne pensate se io vi dicessi che non c'è bisogno di una notizia, che i crolli, i pump, i movimenti, ovviamente se c'è, non lo so, la notizia che domani Amazon accetta Bitcoin, ci sarà il pump, ma in generale non per forza ci deve essere la notizia a supporto, a giustificazione del pump o del dump, perché è il mercato che funziona così. Adesso siamo in un contesto estremamente euforico, dove tutti hanno comprato qualsiasi cosa, quindi non appena scatta una scintilla di svendita, caspita, molti magari che sono in enorme profitto, perché tu pensa adesso i retail magari stanno comprando in questo periodo, ma pensate a chi ha comprato mesi fa. È in enorme profitto, magari ha fatto 10 per, ha fatto 500%. Vede che inizia una fase di svendita, cosa fa? Vende, chiude la posizione in profitto e questo porta altra svendita. Questo ovviamente vale ancora di più per le altcoin. Le altcoin hanno fatto dei multipli pazzeschi, hanno fatto dei 10 per nel giro di pochissimo tempo. E secondo voi i cosiddetti smart money, quando vedono dei segni di instabilità, non prendono profitto magari multimilionario? Assolutamente sì, perché loro magari dicono, condividono la favoletta del to the moon, dell'oldare per sempre, ma lo fanno magari per instaurare altra FOMO e far comprare altre persone, ma loro poi vogliono fare profitto, non gli interessa niente di oldare un altcoin a vita. E quindi questo si ripercuote sull'intero mercato. Abbiamo i primi scossoni, Bitcoin inciampa, liquida tante posizioni, molti magari dalle altcoin passano a Bitcoin per poi vendere in euro, oppure chiudono le posizioni direttamente in USDT, proprio perché le altcoin sono ancora più estese di Bitcoin, avete visto il grafico della dominance quanto è tirato a ribasso, e quindi hanno un effetto ancora maggiore dal punto di vista poi dello scossone iniziale. Poi un conto è lo scossone iniziale che fa questa piazza pulita, un conto è poi quello che accade dopo che lo scossone è terminato, perché abbiamo la fase di volatilità, di panic sell iniziale che va a colpire tutto indefinitamente. Avete visto che almeno la shadow ribassista c'è su tutte le altcoin, anche quelle che poi sono in verde, anche quelle poche che sono in verde, hanno avuto quantomeno un dump iniziale, un flash dump, proprio perché c'è la fase di sell off, ok? Perché all'inizio uno vede il sell off, non sa come può andare, dice boh, io nel dubbio siedo su un profitto di 10 milioni di dollari, chiudo la posizione in profitto, scemo non lo sono di sicuro, al limite se poi andrà male riaprirò la posizione in seguito. Quindi questo è un po' lo shock iniziale, io lo chiamo. Terminato lo shock, lasciamo passare un giorno, due giorni, tre giorni, la volatilità termina, Bitcoin si stabilizza su certi prezzi, le altcoin anche, allora si capisce meglio qual è il loro intento. Se l'intento è di invertire la rotta e iniziare un bear market, se l'intento è di fare un attimino di pausa col rischio di distribuzione, perché poi c'è da fare attenzione anche quello, o se la domanda ritorna in gioco, scopre le sue carte, dice boh, adesso tocca a me, e riassorbe il dump, e lì poi di solito c'è un'altra fase bull. Tra poco vediamo, grafico alla mano, quali sono i livelli e le price action che possono andare a definire questi vari scenari. Però ripeto, importantissimo andare a distinguere lo shock iniziale e il trend che poi si è andato a formare in seguito. Mi raccomando, e questo è quello che succede. Cosa ne pensi di EGLD? Allora, molti di voi quando ho parlato di Solana me l'hanno shillata come blockchain ancora più veloce. Io non la conoscevo, non la conosco, ma credo che l'andrò ad approfondire un po' a questo punto, perché non l'ho mai approfondita tanto. Ecco, non so che progetti ci girano, se ci gira qualcosa. Io ero molto attirato da Solana e lo sono tuttora, perché c'è dietro uno sviluppo allucinante, ogni giorno nasce roba nuova, quindi io seguo molto Solana per quello, ma un po' assorbito. Io ho paura che Bitcoin arrivi ad essere manipolato.
Amico mio, lo è manipolato, come tutti i mercati, come tutto il mondo finanziario. Chi ha grossi capitali ha maggior potere. Non esiste un mercato dove c'ha tanto potere uno come me o come voi con poco capitale rispetto a chi muove decine di miliardi. Purtroppo è così. Allora, vediamo un po'. Sto shortando VET USDT. Secondo te ha senso con quel grafico? Aiuto, aiuto. Stai shortando VeChain, che è una delle coin più bullish dell'ultimo periodo. Guarda, io credo che tu stia giocando un po' col fuoco, ma non dico che bisogna entrare long, al contrario. Io su un grafico del genere ci starei molto alla larga, perché è esteso da un lato, quindi abbiamo una situazione di elastico molto tirato, però proprio perché è esteso io mi aspetto qualche FOMO buyer che lo può far ripartire, quindi è un rischio molto molto alto. Infatti io di solito non shorto quasi mai quando vedo queste situazioni di particolare, non lo so, estensione a cui c'è verso cui c'è il primo sell off, perché poi c'è la possibilità che questo sell off venga ricomprato, no? C'è ancora, no, il mantra del buy the dip, quindi attenzione anche ad aprire posizioni short. Se lo volete fare, fatelo magari con un size limitato, perché effettivamente il setup c'è tutto, eh. Si mette lo stop loss sopra i massimi e si dice: secondo me quello lì era il massimo, mi sbaglio se facciamo nuovi massimi, altrimenti profitto. Però attenzione a limitare il size, proprio perché è un setup molto molto rischioso. Shortare un top non ancora confermato, perché non abbiamo ancora l'inversione della struttura, che ad esempio sarebbe qui, non abbiamo ancora il lower high, lower low, non abbiamo ancora niente, è una posizione aggressivissima. C'è il rischio di mettersi davanti a un treno che poi ci va a sbattere contro in pieno, quindi attenzione, size contenuto is the way. Vediamo se ci dampa in diretta Bitcoin. Dai, non farlo, fai il bravo. A me Solana ha salvato in parte dal dump di Bitcoin. Mi sono svegliato la mattina di traverso con il grafico di Bitcoin, ma poi ho fiutato l'uptrend di Sol, che non mi sarei aspettato nemmeno io, a dir la verità. Insomma, ho spostato quasi tutto su Sol e mi sono risollevato la domenica. Direi proprio di sì, assolutamente sì. E volevo dire un'altra cosa riguardo, ma non mi ricordo che cosa. Ah sì, riguardo al discorso di quando secondo noi c'è un rallentamento del trend o un possibile top, entra in gioco volendo anche un'operatività con le opzioni, perché le opzioni a volte ci aiutano in quel senso, magari vendere un'opzione call o acquistare una put protettiva per andare a incamerare, a fissare un po' di profitto. Sono temi un po' avanzati, io ve lo butto solo lì senza fare il pipozzo tecnico, però questa è un'operatività che potrebbe essere alternativa allo short sul top e meno rischiosa. Dunque, ciao, cosa ne pensi di investire in mining attualmente? Guarda, purtroppo non me ne intendo molto, ti dico solo che scordati di fare il mining casalingo, che ti compri l'ASIC e lo attacchi alla presa, perché ti consuma uno spatello di elettricità. Il mining ha senso se viene fatto come un'attività d'impresa, quindi ci vuole un'efficienza energetica molto alta, magari la pannellatura, la batteria, una gestione autonoma dell'energia, e allora lì può aver senso. Però è molto 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 oneroso dal punto di vista di tempo e di investimento. Ciao Luca, hai già analizzato il grafico di BNB? Sta scendendo proprio in questo momento. E sta scendendo un po' tutto, caro, perché di fatto siamo in una situazione di incertezza. L'incertezza spaventa e le coin estese, come dicevo poco fa, sono vittima di questa paura, di questo timore ancora più delle altre, perché chi siede su un profitto, nel timore di perderlo, chiude la posizione. Non è ancora un brutto grafico quello di BNB, anzi è una delle altcoin messe meglio, però c'è un rischio che abbiamo evidenziato prima, che è quello di andare a perdere certi livelli chiave che renderebbero il grafico decisamente peggiore. Poi, avete notato che Bitcoin e Ether hanno il grafico spesso identico, con pump e dump al medesimo minuto? È vero, sono fortemente correlati. Io infatti guardo spesso il grafico Ethereum Bitcoin, che adesso è un po' a rischio. Mannaggia, tieni duro, perché se c'è della domanda anche oggi che ci rispedisce all'interno del range, a parte che è un setup questo, volendo, simile a questo che avevamo visto qua sotto, poi lo vediamo meglio esaminando il grafico,
grafico, però sarebbe un'ulteriore conferma del fatto che la domanda su Ethereum regna sovrana. È molto bullish Ethereum per ora. Adesso mi va a fare il candelone rosso fin qua ed mi tocca rimangiarmi la parola data. Vediamo. Allora, ti sto seguendo da molto poco, quindi devo ancora imparare. Consiglieresti un'entrata long per hold su Bitcoin USDT aspettando il supporto intorno ai 53.300 o addirittura quello dei 51.000 o potrà scendere ancora? Grazie mille, continua così. Allora, io non consiglio nulla, sappiatelo, perché io vi condivido i miei punti di vista, dico come vedo le cose, ma consigliare è sbagliato perché l'operatività è una cosa personale, cioè uno deve avere una strategia complessiva dove va a definire investimento, speculazione, trading, il size di ognuno, il proprio portafoglio. Non è un semplice dove compro Bitcoin e quali sono i livelli chiave, perché quello sì è la parte di analisi, ma è la parte più semplice. La parte più difficile è quella di quanto investo in Bitcoin, per quanto tempo, quando esco, che piano ho, come gestisco il capitale, lo ribilancio, non lo ribilancio. E quindi dire, banalizzare il tutto a ridurlo a un livello di ingresso è una cosa che purtroppo può fuorviare. Quindi mi raccomando, io vi analizzo il grafico, vi dico dove sono i livelli chiave, quali scenari ci sono, però non sono segnali di ingresso e uscita. Mi raccomando, ve ne prego, perché altrimenti poi perdete il faro, perdete un po' la stella polare. Dovete avere una strategia, una strada da seguire. Detto questo, i 53.300 e i 51.000 li andiamo a vedere se sono significativi. Allora, 54.000 e qualcosa è significativo, perché era questo cluster talmente piccolo che no, volevo allungare il rettangolino, ma è assolutamente microscopico, tac. E poi abbiamo qua sotto un altro grafico che è un altro livello che ha 52.000, che poi è il low precedente, quindi questo lo possiamo andare ad estendere fino al low precedente e pool di liquidità in domanda annesso. Questi sono un po' i supporti principali del momento. Se andiamo a fare un lower low rispetto anche a questo, insomma, inizia a accelerare un po' a ribasso, C'è da vedere poi come ci comportiamo. Ci arriviamo tra poco, dai, ci arriviamo tra poco perché siamo già a 48 minuti. Che ne pensi di entrare su Ethereum a 2050? Allora, Ethereum USDT, fermo restando sempre quello che abbiamo detto poco fa sui consigli che non vi voglio dare, ma vi do solo un'analisi. Allora, Ethereum USD, vediamo un grafico un po' più bellino. 1950 era un supporto che vedo che ha fatto ancora rimbalzare un attimino, ma c'è questa punta che non mi piace nemmeno un po'. Se andiamo a fare un equal low di nuovo, c'è un po' il rischio poi di andare a fare un rimbalzo, trovare un lower high e poi avere un costrutto di top. Quindi non ci trovo, insomma, non ci entrerei tanto, non mi ci butterei. Su Ethereum Bitcoin paradossalmente c'è un setup long, però contro USDT non c'è lo stesso setup long, proprio perché c'è questa punta poco gradevole. Vedete come a volte i grafici cambiano anche in base alla base currency. Allora, ciao Luca, finalmente riesco a seguire una tua live, ti stimo un sacco e io ti ringrazio veramente tanto. Sono nuovo e sto seguendo i video sul trading dal tuo sito internet, che tra poco rinnoverò e ci metterò un sacco di contenuti in più, gratuiti ovviamente. In questi momenti più che mai le emozioni prendono il sopravvento, ma come so quando ci stiamo avvicinando al punto più basso prima del rialzo? Questa è una domanda molto difficile. La risposta è: non lo sai, perché chi ti dice il contrario mente. Chi ti dice che c'è un modo per andare a beccare il bottom mente assolutamente, ti vuole vendere qualcosa di sicuro. La cosa che puoi fare è seguire giorno dopo giorno il mercato, andare a vedere come si comporta, come va ad affrontare i vari livelli di prezzo, come va a reagire la domanda, e quando la domanda ti fa una reazione sufficientemente forte, cosa di cui ti accorgi solo dopo che è accaduto,
allora puoi iniziare a pianificare un'eventuale posizione long, perché dici: bene, la domanda ha reagito, quel livello ha tenuto, vedo un chiaro segno di voler ripartire a rialzo e pertanto posso costruire la posizione. Questo segno che cosa può essere? E nel frattempo andiamo ad analizzare il grafico, perché così non ci perdiamo, non perdiamo in continuità. Allora, questo segno può essere, ad esempio, supponiamo che vogliamo di nuovo tenere questo livello 54.003, questo cluster, come supporto. Se adesso andiamo a fare una candela tutta shadow verde e chiudiamo qua, è un segnale che la domanda si è fatta sentire, ha difeso questo livello, ha assorbito tutto il dump di oggi, quindi non dà più follow up di offerta rispetto a ieri, e abbiamo addirittura chiuso in verde. Questo di per sé purtroppo non è sufficiente, perché se i trader più aggressivi possono andare a costruire una posizione già su quello, però in realtà la direzionalità è ancora data dalla candela di ieri, che ha fatto un dump, nonostante per la metà, vedete, c'è una shadow che va a identificare domanda, quindi è una candela che qualcuno potrebbe dire: ok, ma tu ci dici sempre che le candele con shadow lunghe poi mostrano domanda. È vero, però considerate anche il discorso della liquidazione, quindi questa shadow è un po' artificiale, perché magari il dump fin qua è stato innescato non dai sell off ma dai sell off causati dalla liquidazione stessa, quindi è un po' artificiale e di conseguenza il riassorbimento è dovuto, organico, ok? Quindi è come quasi se non ci fosse questa shadow. Quindi adesso vedere che, ok, tiene ad esempio il livello 55.006, se ci andiamo a chiudere sopra, però, cioè, questo è un buon segno, perché di fatto, vedete, una volta, due volte è stato un supporto. Se di nuovo tiene, andiamo a chiudere qua, è di nuovo un supporto. Però capite bene che per parlare di una situazione dove la domanda ha ancora la predominanza sull'offerta, dobbiamo perlomeno assorbire la fase apicale del dump, che è tutta questa candela qui. Quindi ritornare qua sopra, sopra i 60.000, con un bel rimbalzo a breve. Come abbiamo fatto in questa situazione in offerta, lo dobbiamo fare in domanda, ok? Quindi così, allora abbiamo assorbito il dump, abbiamo recuperato questo livello chiave e pertanto la situazione si può ridefinire più bullish. Al contrario di bullish, purtroppo ancora non c'è nulla. Un'altra possibilità di invece andare a definire la situazione ancora bullish è far passare tempo e vedere che il prezzo si stabilizza comunque in un'area e non continua a scendere, perché se passano due settimane e il downtrend non continua, quindi non perdiamo altri livelli, quantomeno si è arrestata l'offerta, non c'è stato un sell-off violento e repentino concentrato nel tempo, ed è sicuramente un segno positivo. Però per il momento purtroppo è estremamente presto per dire, per trarre qualsiasi conclusione, perché non sappiamo bene dove si ferma l'ondata di offerta. Guardate, oggi stiamo facendo dei nuovi low, parlo di chiusura della candela, e quindi la prima cosa che dobbiamo capire è dove si ferma il sell-off, dove iniziano a esserci almeno una candela verde che va a far respirare il sell-off, che va a far passa la mano alla domanda, perché adesso è tutto in mano all'offerta. L'offerta prima o poi dovrà smettere di vendere, io presumo, e lasciare spazio alla domanda, che comincia a ricomprare un po' e a cercare l'high locale, che quello è lo step successivo. Quindi uno, cercare il low, questa è la prima cosa. Due, andare a cercare poi l'high, quindi troviamo il minimo, andiamo a rimbalzare, andiamo a cercare il massimo, e allora lì iniziamo ad avere un po' di dati. Andiamo a capire, in base a dov'è il low, quanto si è spinta in là l'offerta. In base a dov'è l'high, come ha risposto la domanda. Quindi la domanda ha risposto con forza, è andata a riassorbire il dump, è andata a recuperare i livelli persi, oppure no? Più ovviamente l'offerta si spinge in basso, più diventa difficile per la domanda andare a recuperare terreno, perché banalmente se noi adesso abbiamo un'altra candela rossa che chiude qui, poi domani ne facciamo un'altra che chiude qui, anche se ci fosse un rimbalzone che ritorna fin qua, capite che abbiamo un impulso di dump che rimane lungo il doppio del rimbalzo della domanda, e quindi la situazione fa molta più fatica ad essere riconvertita
vita bullish rispetto che avere magari un dump che si fermava qua ieri e oggi cominciavamo già a rimbalzare con vigore, perché ripeto, se andavamo a riconquistare anche in qualche giorno questo livello ritornavamo già bullish. E quindi è proprio per questo che non conviene anticipare le cose, perché non abbiamo abbastanza dati per andare a definire la situazione. Se oggi noi diciamo bene buy the dip perché siamo calati e tutto quanto, magari domani c'è il rimbalzino della domanda, ma poi in realtà il sell off continua e facciamo un'altra ondata ribassista, noi rimaniamo con posizioni in perdita e entriamo a far parte, se non abbiamo una chiara strategia di difesa della posizione o uno stop loss che deve scattare, entriamo a far parte dei cosiddetti bag holders. La genesi di un bear market è proprio lì che si basa, quando si iniziano a intrappolare delle posizioni di chi ha comprato in zona top in perdita, quel qualcuno non vede l'ora di svendere, quindi va ad alimentare una cascata. Cioè, se prima erano tutti che acquistavano perché tutto saliva, posizioni long su posizioni long, miliardi di posizioni long, perché ricordo che il dump di ieri ne ha liquidate 10 miliardi. Il contrario accade quando queste posizioni long, magari di entità molto elevata, rimangono intrappolate in zona top, hanno un prezzo di carico vicino al top, il prezzo continua a scendere, magari al primo respiro, al primo rimbalzino, dicono se non me ne libero adesso non me ne libero più, bam, sell off, capite bene come funziona, questo è l'innesco. Poi se la cosa procede, di nuovo chi va a comprare durante i rimbalzini rimane intrappolato e così via, e quindi si sposta lentamente dal fatto di essere in euforia perché sono tutti in profitto al fatto di essere sempre più in fase depressiva, perché un po' alla volta la gente passa con una posizione in perdita. E se uno non ha una strategia ben definita, non ha un money management fatto come si deve con le difese, le protezioni e le coperture, allora veramente rischia di andare in panico e andare a fare dei panic sell veri, quindi sempre più posizioni sono a rischio panic sell, si crea selling pressure e si crea poi di fatto il downtrend. Ve lo spiegherò meglio in un video dedicato, però sappiate che questa è un po' la genesi, l'innesco funziona così. Pertanto dobbiamo capire l'inizio, cioè il fatto adesso quando si chiude la fase di shock, dove ci andiamo a trovare. Quindi prima cosa, ve l'ho detto, dove si posizionerà il low? Gli scenari possono essere, allora, se il low lo teniamo qua sopra, quindi sopra ai low precedenti, non è una bella situazione, ma non è ancora neanche catastrofica, perché di fatto questo supporto tiene e se la domanda gioca un po' di colpo di reni potremmo tranquillamente andare a recuperare anche la situazione bullish. Altrimenti, se andiamo a chiudere sotto a questo livello, ai 55.600, dobbiamo innanzitutto accertarci che non sia un falso breakdown, quindi che oggi chiudiamo qua e domani lo recuperiamo. Quindi mai affrettare le posizioni, in una situazione di shock come questo, mai affrettare le posizioni. E in seconda battuta magari possiamo fare riferimento sui 54.000, quest'altro clusterino qua. In particolare, se ci chiudiamo sotto, possiamo dire che abbiamo più probabilità di aver perso definitivamente questo livello e anche quest'altro, e quindi non benissimo. Se invece ci chiudiamo tra questo e il low che abbiamo detto prima, c'è più probabilità di falso breakdown e quindi poi di recuperarlo in fretta e quindi di ritornare allo scenario male ma non malissimo, quello che abbiamo discusso pochi minuti fa. Poi abbiamo lo scenario peggiore, che è quello di andare a perdere il low a 51.200. Se cominciamo a chiudere qua sotto, ok, con conferma sempre, attenzione ai falsi movimenti, abbiamo di fatto un lower low di nuovo rispetto anche a una prospettiva più ampia. Un lower low su una prospettiva così ampia andrà sicuramente a triggerare altri stop, perché qua sotto ci saranno parecchi stop magari di chi ha comprato durante la shadow di ieri, e di conseguenza andrà a scatenare, presumo, un'altra ondata di sell off che potrebbe avere come target la zona dei 45.000, giù di lì, ok? Qua c'è una zona in cui si trova molta liquidità, perché vedete quanti volumi ci abbiamo scambiato storicamente, nel periodo di febbraio c'era stata appunto molta liquidità scambiata lì. Se andiamo a perdere i 45.000,
Tutto questo diventa un potenziale costrutto di top e la situazione si inizia a fare davvero brutta, anche dal punto di vista macro. Quindi, fin tanto che rimaniamo sopra i 45.000, dal punto di vista macro rimaniamo bullish a rischio. Vediamola in questo modo, il rischio è tanto maggiore quanto più ci avviciniamo a questa base. Però tenete sempre in considerazione questo costrutto qui, che ha come bottom 44,9. Se andiamo a tenere questo bottom, a tenere botta, scusate il gioco di parole, bruttissimo, ma il rischio si contiene. Se al contrario questo viene confermato come costrutto di top, allora le probabilità di inversione di bear market iniziano ad aumentare in maniera importante. La conferma ulteriore sarebbe la perdita dei 40.000, dove abbiamo il precedente all time high e quindi supporto ancora altrettanto importante. Però non viaggiamo troppo con la fantasia in maniera catastrofica, perché al momento non è ancora successo niente. Rimaniamo ancorati al presente, dobbiamo cercare il low. Non affrettiamo posizioni, cioè io non ho intenzione di correre dietro all'acquisto sul dip del caso, perché finché non creiamo una struttura, un low, un high fatti come si devono, non si può capire chi vince tra domanda e offerta. Per chi vuole coprirsi, io punterò come al solito alla copertura short ennesima, ci possono essere vari livelli, dipende sempre da dove si trova il low. La prima cosa è aspettare di trovare il low anche per la copertura short. In base a dove si trova il low poi si va a vedere dove sono i livelli di eventuale bearish retest, dove potremmo rimbalzare, o altrimenti ci sono le cosiddette TWAP, quindi andiamo a trovare il low, cominciamo a fare la prima candela verde, quindi inizia il rimbalzo. Da lì possiamo dire, bene, nell'arco di 3 giorni io voglio coprirmi il 5%, prendo quella posizione e la spezzetto con un entry ogni 2 ore per 3 giorni. Questo di solito si usa per chi ha posizioni molto grosse da gestire, il cosiddetto TWAP, Time Weighted Average Price. È una sorta di pack ipercompresso con ingressi temporizzati sul breve, al fine di andare a mediare il prezzo su un eventuale rimbalzo, se ci sarà, oppure se non c'è il rimbalzo, almeno io la posizione l'ho aperta. Però adesso c'è da aspettare dove si trova il low. Andando a vedere le cose su un time frame settimanale, visto che prima ne parlavamo, si evince che, allora, innanzitutto abbiamo una shadow, un higher shadow molto lunga, qua vedete, al tentativo di andare a violare a rialzo questo pull, che sul settimanale, vi ricordate, sul daily era un pull di domanda, sul settimanale sono tutti pull di offerta. Questa è una cosa curiosa e alla quale magari si poteva dar maggior peso, però col senno di poi è sempre tutto più facile. In ogni caso, guardate, abbiamo i 59.000, abbiamo i 61.000 e in realtà sul settimanale abbiamo i 59.000 e i 60.000, perché i 61.000 sul settimanale non vogliono dire nulla. Sta di fatto che sopra i 59.000 c'era il nostro pool di offerta. L'abbiamo attaccato con questo tentativo, no, delle 2 scorse settimane. Abbiamo fatto anche qui un falso break. Tra l'altro questo falso break è falso break, falso nuovo massimo con chiusura 60.000 e poi engulfing bearish. E quindi questo in sostanza ci va a costringere il movimento sul time frame settimanale in questo range, ok? Scusate, questo range, tac. Quindi sul settimanale ci stiamo ancora muovendo in un range laterale che fa fatica a essere rotto, perché c'è un sacco di offerta sopra, che ha come top 59.000. Il falso break è arrivato a 60.000 con la chiusura, il resto sono tutte shadows. Quindi questo ci deve far riflettere, sono movimenti molto repentini. Sul daily sembrava un mega super bullish trend, ma sul settimanale è ancora un periodo di lateralità. Come si andrà a risolvere questa lateralità? Anche questo ci darà informazioni. Andiamo a chiudere delle candele settimanali qua sotto? Bene, abbiamo rotto a ribasso il range, però non è ancora bearish come potete vedere. Quando è che si fa bearish un grafico laterale come questo? Si fa bearish se andiamo a invalidare questi low a 45.000. Il grafico settimanale ci sta dicendo questo, perché fino ad allora, anche se gravitiamo da queste parti, vedete, siamo
all'interno di quest'altro range che ha come low appunto i 45.000 e come high sempre i nostri 59.000. Quindi questo è il range che, se non viene violato da qualche parte, rimane il riferimento per il time frame settimanale. Poi, andando a vedere qualche altra coin, spero di essere stato esaustivo sul fatto che l'importante è non affrettare posizioni. Poi, in base a come si definisce la struttura, possiamo riflettere dopo sullo scenario bullish o bearish che li abbiamo descritti tutti quanti poco fa. Andiamo a riflettere su quale si sta formando e prendiamo posizione in base proprio alla situazione che ci si prospetta davanti. Ethereum Bitcoin, ve l'ho detto, allora abbiamo un potenziale setup long che adesso si sta eseguendo, che è quello di entry proprio in questo pool di domanda, simile esattamente a questo. Abbiamo un range con un range low e un range high che in questo caso sono 0.0385397. Tac e tac, e abbiamo due pool agli estremi. È veramente un classico setup questo. Range, andiamo a pescare sotto, andiamo a pescare sopra, finché non viene violato da qualche parte rimane la fase ranging, per l'appunto, e la si può sfruttare, tra virgolette, ci si può giocare esattamente in questa maniera. Stop loss, punto interrogativo, dov'è? Allora, lo stop loss lo si può posizionare o con una chiusura qua sotto che mi dice bene, hanno chiuso delle candele fuori dal range, non è solo una pesca dalla liquidità, e allora voglio chiudere la posizione perché mi sono sbagliato, o altrimenti addirittura qua sotto, rientrando nell'altro range, però diventa una posizione un pelino larga di stop loss. Altrimenti niente, queste sono le opzioni di stop loss. Take profit, essendo comunque un uptrend in essere, questo può essere quindi una fase di accumulazione. Trend follower is the way, secondo me, ovvero il seguire il trend finché non c'è un setup short o un setup che mi dice il trend si sta esaurendo, un costrutto di top, cose di questo tipo, che per il momento non se ne vedono, anche perché abbiamo un'ultima zona di resistenza tra 431 e 449, dopodiché Moon, no, non voglio fare il Moon Boy, però scherzi a parte, c'è veramente un po' di vuoto cosmico fino ai 554, che è un livello di resistenza nato storicamente da qua sul time frame settimanale, ok? Quindi molta attenzione. Poi che altro? Dunque, su Ethereum basta, vediamo, adesso passo la parola a voi perché di altcoin ne abbiamo già viste un po', magari avete curiosità di vedere qualcosa di specifico. A parte che abbiamo fatto un all time high spaziale di viewers oggi, siete 1200, potresti analizzare EOS? Sì, andiamo ad analizzare EOS. Solana sta spingendo, qualcuno dice, ma Solana ci fa godere, Solana, va che roba. In bull market anche oggi, incredibile. EOS BTC, eccolo qua. EOS, allora, sta tentando in maniera un po' timida un costruttino di bottom, ma assolutamente in controtrend, trend ribassista macro. Possibile costrutto di bottom, sta facendo il retest, ma personalmente non è proprio quel grafico in cui andrei a correre dentro, lo sapete come la vedo. Tante altcoin esistono, quindi andare a sceglierne una che è così in downtrend dal punto di vista macroscopico, guardate che roba, non è proprio la scelta migliore, opinione personale. Poi, i bonus Prime XBT questa settimana, state sul pezzo perché i primi arrivano venerdì, mi sa, e poi i prossimi, la prossima settimana, farei un po' e un po', così giusto da tenere un po' di hype viva o magari possiamo fare mercoledì e venerdì, non lo so, io li farei venerdì e poi la prossima settimana, giusto per festeggiare il weekend, vediamo, ci rifletto, però vi assicuro che il primo arriva questa settimana e sono dei codici da 0.0035 bitcoin tradabili, quindi potete anche usarli, fare il reclaim e aprire una posizione in leva 100 per e sperare di far profitto, perché poi il profitto ve lo potete intascare. Allora ragazzi, io direi che possiamo salutarci. Vi ringrazio, ho visto un sacco di nuovi abbonati, io ringrazio di cuore chi si abbona al mio canale qua su Twitch. Se avete Amazon Prime lo potete fare gratuitamente,
abbonandovi tramite Prime Gaming, collegando gli account di Amazon e di Twitch. Vi ringrazio perché è un piccolo sostegno per me a costo zero per voi, quindi davvero grazie ancora. Sapete, io terrò sempre i miei contenuti liberi, non ci saranno mai video premium, cose così, su abbonamento, proprio perché la filosofia che voglio seguire è quella di divulgare a tutti senza escludere nessuno, a chi non se lo può permettere o chi non ha voglia di pagare. Quindi sappiate che sarà sempre così. Vi scillo sempre i miei referral link che trovate in descrizione anche sul video di YouTube. Così, se volete usare le piattaforme che io utilizzo e che con cui mi trovo assolutamente bene e che posso assolutamente dirvi che vi troverete bene anche voi, trovate il referral link ed è il modo sempre appunto per sostenere il mio lavoro. E spesso ci sono anche dei bonus per voi. Basta, io non voglio trattenervi oltre, noi ci rivediamo mercoledì alle 19. Tra l'altro ho fatto un sondaggio su Telegram e molti di voi mi hanno detto che preferirebbero fissare alle 19 tutti e tre i live. Quindi ci rifletterò, perché anch'io volevo andare a, come dire, a standardizzare l'orario, quindi magari li facciamo sempre alle 19. Sicuramente mercoledì ci vediamo alle 19, quindi fissatevi sul calendario la notifica, cliccate su attiva le notifiche, perché così ci siete e vediamo un po' se si è formata la struttura su Bitcoin e se abbiamo aggiornamenti. Seguitemi anche su Telegram, su Twitter, dappertutto, che vi pubblico un po' di aggiornamenti quotidiani, poi sulle analisi, sui grafici e su tutto quello che accade. Fondamentale essere sempre sul pezzo. Giuro, basta, ho finito. Vi faccio un carissimo saluto, buona serata. Non fatevi prendere dal panico, non prendete posizioni troppo affrettate che poi ve ne pentite, e state sempre sul pezzo. Alla prossima!